Viola di Pirandello, messo in scena nelle scorse settimane dalla compagnia teatrale Ionica, è stato uno spettacolo che ha implicato grande studio ed impegno da parte di tutto il cast. Il risultato però ha ripagato ampiamente gli attori e fuori dalla sala abbiamo raccolto qualche impressione a caldo. È stato veramente ben interpretato, mi sono piaciute molto le interpretazioni proprio. Bellissimo, solo questo. L'ha visto altre volte? No, è la prima volta che li vedevo, però sono rimasta positivamente colpita. Bellissimo, molto ben fatto in tutto. Spettacolo eccezionale. Gli attori, uno è più bravo dell'altro, bella anche la musica, valeva la pena vederlo. Bellissimo. Bello. Aveva già visto gli Olau? No, 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 mai. Avevo il desiderio di vederlo e finalmente l'ho visto. Molto bello. Grazie, molto bello. Ci è piaciuto tanto. Diamo un parere, possiamo dire, anche quasi tecnico, insomma, della rappresentazione questa sera. Ma intanto il teatro in effetti ormai è diventato un appuntamento a Giarre. Queste strutture, i cineteatro, praticamente si riempiono con il teatro. Si vede proprio che le persone amano, hanno scoperto questa grande passione per il teatro. È bellissima questa rappresentazione, questa interpretazione, che tra l'altro ecco, proprio in un dialetto siciliano che è facilmente apprezzabile. Questa tra l'altro è un'opera famosissima, però attualissima, e in effetti la particolarità, i doppi sensi, quindi veramente la bravura e l'arte di Pirandello. Veramente si manifesta, si può cogliere in questi aspetti e anche ecco, ringraziamo la compagnia Ionica che divertendo, appassionando e conquistando fa conoscere un pezzo di teatro di un premio Nobel come Pirandello, un pezzo importantissimo, quindi anche questa è un'operazione culturale, appassionare, divertire ma anche fare cultura, bellissimo. Vi invito a venirci. Un parere sullo spettacolo. Allora, non l'avevo mai visto Liolà, completamente, proprio non sapevo della sua esistenza, però mi ha appassionato tantissimo, soprattutto la zia, mi è piaciuto moltissimo. Sì, ma molto bravi tutti, tutti, anche i ragazzini piccolini, fantastici pure tutti. Insomma, qual è stato il suo personaggio preferito questa sera? Naturalmente il personaggio principale è quello che, insomma, Liolà, quello che ha fatto Liolà, molto bravo. Io l'ho visto altre volte. Però è un piacere vederlo sempre, veramente. Mi diceva lei, no, non è siciliana, No, però. sono siciliana, però io vivo da 40 anni in Sicilia, a quasi 50, però lo capisco, ormai lo capisco. Questo dialetto, insomma, Il era. Poi lo apprezzo, dialetto è recitato anche bene. perché c'ho mio padre che pure è siciliano, quindi il sangue c'è, meridionale. E poi la cosa più bella è la Sicilia, guardi, non c'è posto più bello, veramente. Complimenti. Qual è stato, diciamo, il momento più emozionante dello spettacolo? Ma, diciamo che è stato tutto intenso, questi cambi di atmosfera, diciamo, tra le varie scene sono state veramente belle, belle e hanno veramente colpito, ecco, quindi assolutamente sì, riuscito, riuscitissimo. Poi lei ha seguito nel tempo la compagnia teatrale Ionica, la conosceva già, ha visto un'evoluzione. Da decenni, noi siamo abbonati da decenni, quindi veramente li conosciamo, conosciamo gli attori, chi sta dietro le quinte, li apprezziamo da tantissimi anni. È cresciuta la È compagnia. cresciuta, è cresciuta, sicuramente sì. Com'è stato questo spettacolo? È fantastico, non è la prima volta di certo che io e la mia famiglia veniamo in uno di questi spettacoli e quindi già eravamo soddisfatti prima di entrare al teatro. Com'è secondo te? Insomma, è la prima volta che vedi Liolà di Pirandello, suppongo. Sì, soprattutto lo sto studiando in questo momento a scuola, quindi mi può dare una mano. Quindi il teatro secondo te è educativo anche per le giovani generazioni? Sì, certo, anche per noi della terza media, perché ci può dare anche uno spunto per un collegamento agli esami.
Il successo è stato merito anche di una professionista, l'attrice, in questo caso regista, Giovanna Criscuolo, che dopo lo spettacolo ha tracciato ai nostri microfoni un bilancio delle due serate. Un grande successo di pubblico, sold out per L'Iolà di Pirandello, che avete anche presentato con una conferenza prima, ma insomma anche dai pareri del pubblico che abbiamo sentito sono tutti quanti rimasti entusiasti. Questa è una bellissima notizia, nel senso che sicuramente quando si lavora principalmente per trasmettere qualcosa al pubblico. Uso questo verbo perché a volte si dice si lavora per il pubblico, non per compiacerlo, ma semplicemente per trasmettere appunto delle emozioni che possono essere di vario genere. Sicuramente L'Iolà è, come dire, un calderone pieno di emozioni, perché c'è la leggerezza, c'è anche la tragedia, c'è la rabbia, c'è la vendetta, insomma sono tante le emozioni e le sensazioni che la commedia mette in scena, e quindi sapere che il pubblico le ha percepite tutte queste emozioni sicuramente fa un gran piacere, insomma. E quanto è stato difficile trattare un testo comunque complicato, un testo di Pirandello? Allora, non tanto difficile, però sicuramente abbiamo lavorato molto sulla psicologia dei personaggi, sulla psicologia dei personaggi secondo Pirandello, o quello che io pensavo che potesse pensare, scusate il gioco di parole, Pirandello. Sono dei personaggi molto complessi, non complicati ma complessi, ognuno di loro ha diverse sfumature, e quindi abbiamo lavorato molto su quello, abbiamo lavorato molto anche sui tempi dello spettacolo, non tralasciando niente, non tralasciando nessun personaggio, così come ho detto anche alla conferenza, mi piace lavorare anche su quelli che possono essere definiti ruoli secondari, che in realtà sono fondamentali all'interno della commedia. Vedi per esempio le ragazze, che io ho sempre detto appunto in prova, voi siete un po' gli spiritelli di questa commedia, quindi siete quelli che tenete su un po' il ritmo quando ci sono le scene corali, in realtà così è, e quindi abbiamo lavorato molto su questo, e sono contenta, insomma, che questa tra l'altro è una delle cose che mi sono sentita dire come regista e mi fa sicuramente molto piacere. La compagnia teatrale Ionica è cresciuta in questi anni? Beh sì, è cresciuta, devo dire anche che loro sono molto, si fidano molto. Io ho avuto la fortuna di lavorare l'anno scorso e anche quest'anno, e ho lavorato con un gruppo, due gruppi diversi, anche se alcuni erano gli stessi rispetto all'anno scorso, e quello che mi piace molto è che loro si fidano e si affidano moltissimo, quindi confrontandoci naturalmente, insomma, se c'è qualcosa che magari a loro non torna, io sono sempre pronta ad accettare ovviamente anche consigli da parte loro, o semplicemente se hanno bisogno di avere qualche certezza in più, e quindi sono molto felice del fatto che loro mi abbiano accolta in maniera così generosa, e quindi niente, semplicemente questo, io li ringrazio veramente per la fiducia che continuano a darmi, e che quindi mi fa piacere. Quindi è stato bello lavorare, li ho visti crescere anche in questo senso, affrontare personaggi che magari non avevano affrontato fino ad ora. Allora fai il secondo alle porte, devi dare parte e consolazione con il signore Mosa Pararazzi. Senti buono sto discorso, tu che non ne sai niente. Ma insomma, è parlare io, sì o no? Ah, facesse parlare io, no? E parlate. Ve la posso fare, Dio vero, sta grazia.